Stefano Palace di Sorrento, assistiamo per la prima volta in Italia alla mostra Always Silk di Pippo Valentini, un grande maestro. Qual è l'emozione di essere qui a Sorrento e di tornare alle origini? Tu che sei diventato famoso in tutto il mondo, che vive a Hong Kong e dipingi queste silk che sono qualcosa di straordinario per la prima volta in Italia, per la prima volta in Sorrento. Sono molto più contento perché sono le mie radici, la mia terra, quindi è chiaro, fare una mostra a Sorrento è molto più significativo, far vedere le mie esperienze in tutti questi anni è molto più interessante, molto più bello. Queste opere sembrano un bosco incantato, dicevamo prima sono. Anche con Adele, sembrano dei sogni che sono stati materializzati dalla tua arte. Come nasce un'arte così particolare? Poi dipinti su seta, ognuno un pezzo unico, fuori come dalla, nasce? Da un misto di cultura che ci sta tra Occidente e Oriente. D'altronde sono 40 anni che si vive fuori, quindi è chiaro che c'è una grossissima influenza orientale, quindi nasce così. E questi colori, da cosa nascono? Queste tinte così particolari, questi viola, questi blu, questi rosa? Un amante del colore, il colore è vita, il colore è tutto. Il viola è il colore più bello, il giallo. Viola è il mio colore preferito, misto tra il rosso e il blu, quindi tra la passione, la razionalità e la mischia, la passione e la razionalità, viene fuori il viola, ed è bello. La tecnica dello scroll arpeggio come questo volo di uccello, di cosa consiste? Questo è un... Non esiste questa tecnica, è una mia invenzione. Caspita. Perché normalmente gli scroll sono così. Normalmente sono un dipinto montato su seta. Questo invece no, questo è un patchwork, è un dipinto a patchwork. No, variabili a pezzi. È una cosa più particolare. E non è facile montarlo in questo modo. Non è facile perché esistono vecchie tecniche cinesi per farlo. Non sono più tanto comuni oramai, non c'è più nessuno, a parte qualche vecchietto che ancora fa questi scroll in questo modo. Ringraziamo il maestro Pippo Valentini per averci dato l'occasione di poter ammirare queste bellissime opere d'arte. Lo seguiremo nelle sue prossime mostre, nella sua attività. Grazie.